Adesso sto disegnando sullo sfondo, devo creare un livello, ma per qualche motivo il brucer, diselezioniamo, ed ecco, avete visto come è disegnato. Se noi lì diminuiamo la durezza, ci sono dei bordi, aumentiamo il diametro, vedete che i bordi sono smussati, invece con la durezza piena niente. Qua ci sono i metodi che vediamo tra un po' per i layer, l'opacità e la trasparenza, e il flusso è il flusso, cioè si dice anche è come se noi premiamo di più o di meno sul pennello. Ci sono altre impostazioni qua, ma è una storia molto lunga. Quindi questo è lo strumento clone che si usa nel fotoritocco. Qua nel pennello c'era anche lo strumento matita e sostituzione colore. Ecco, se noi andiamo a cliccare sul verde, si sostituisce solo con il rosso e solo sul verde. Aumentiamo un po' il brush, il brushers, il pennello. Ecco, che si vede meglio. Quindi prima si seleziona il colore, qui. Poi si seleziona la parte o il colore che è da sostituire e si disegna con il pennello. Andiamo avanti, lo strumento clone non ci serve, il pennello storia serve per far tornare indietro tutto il documento, ecco che torna tutto al bianco che c'era prima. Se andiamo sul livello 1, già il livello 2 non viene toccato. E quindi strumento gomma cancella tutto, il livello 2 in questo caso, e adesso cancella anche il livello 1. Strumento gradiente, i gradienti sono dei passaggi piani da un colore all'altro, in questo caso dal giallo al giallo ma trasparente. Qui si seleziona il colore sotto e sopra la sua trasparenza. Se noi qui aumentiamo al 100%, qui selezioniamo blu, ci sarà un passaggio dal blu al giallo. Ok, ecco, adesso vediamo i metodi normali: dissolvi, scurisci, moltiplica, colore brucia, brucia lineare, colore più scuro, schiarisci, eccetera. Sono modi di visualizzazione di un livello. Il livello ha anche la sua trasparenza e anche il riempimento. Vediamo meglio con il livello 2. Se mettiamo il riempimento minore, il colore con cui è riempito il livello sarà minore. Nel gradiente c'è anche il secchiello, credo che tutti hanno usato il secchiello di Paint, ed ecco i suoi effetti. Quindi selezioniamo il colore e clicchiamo su un'altra parte, quindi in questo caso il verde era del livello 2, e sostituiamo. Lo strumento sfumino è come se noi prendiamo un dito e passiamo il dito sul colore, che naturalmente verrà sfumato nella parte con cui passiamo con il dito. Per zoomare più facilmente spingiamo alt e scrolliamo con il mouse, così vediamo meglio l'effetto di questo sfumino col dito, come se noi passassimo col dito sopra il disegno. C'è anche lo strumento sfoca,
il livello 1 è questo blu che sfoca gli angoli, no, sfoca tutto diciamo, anzi ecco il verde del livello 2, sfochiamolo, è lo strumento contrasto che fa il contrario dello sfoca, contrasta il disegno, solo che se lo usiamo molto vedete cosa succede, si graffia il disegno diciamo. Questo è lo strumento scherma che aggiunge di solito mezzi toni, ombre facciamo, che schiarisce il disegno. Nel caso di ombre schiarirà colori scuri e in luci schiarirà colori che sono lucidi, colori chiari cioè, e in mezzi toni schiarisce tutti e due. Lo strumento brucia fa il contrario, sempre ombre, ecco che scurisce, luci, scurisce i colori lucidi, chiari, e mezzi toni tutti e due. Lo strumento spugna non serve per lavare i piatti, ma per aumentare la saturazione del disegno. Passiamolo sul livello 2, su questo verde, e lui si riempie di colore. Andiamo avanti e siamo arrivati agli strumenti della grafica vettoriale. Primo strumento molto ampio è lo strumento penna. Torniamo all'inizio del disegno, creiamo un nuovo layer e sblocchiamo il layer principale. E sul livello 1 proviamo a fare dei punti con la penna e di unirli. Si uniscono quando compare il pallino. Ecco che abbiamo fatto dei punti, ma sul livello non si vede niente, nessuna miniatura. Infatti questi punti devono essere anche tracciati. Noi vedete abbiamo un tracciato di lavoro così, e se sul nostro pennello impostiamo delle impostazioni che ci soddisfano, per esempio queste, scegliamo un colore che ci soddisfa e tracciamo il tracciato con il pennello. Vedete che il colore è verde, diametro è 9, con durezza 100. Potevamo anche riempire il tracciato con un colore, un pattern, una storia. Facciamo colore rosso, normale 100, e raggio sfumatura mettiamocelo 10. Ok. E vedete che si è riempito con 10 pixel di sfumatura. Ok, l'analogo del tracciato sono queste forme. Infatti con esse possiamo fare un tracciato che però dobbiamo selezionare qui, che già automaticamente si traccia con il colore in primo piano e la forma che disegniamo. Se noi facciamo un altro tracciato, lui si crea già in un nuovo layer. Questi tracciati possono prendere degli stili, come vi ricordate prima abbiamo tracciato più o meno una cosa simile. Questi stili hanno una sua finestra oppure sono nelle impostazioni dello strumento. Per caricare questi stili che vedete, che non ci sono normalmente, bisogna caricare gli stili web facendo aggiungi. A me non mi servono, ci sono anche altri stili, tracce punteggiate, pulsanti, effetti fotografici, e questi stili si possono anche riempire da soli nella finestra layer, da questo punto qui.
FX. E come vedete, ombra esterna, ombra interna, baglione esterno, interno, contorno, finiture, tracce, sovrapposizioni, tutte cose da impostare e ricevere gli effetti. Riprendiamo i nostri tracciati e vediamo un'altra cosa. Possiamo modificarli con lo strumento aggiungi e elimina punto di ancoraggio. E questo strumento penna a mano libera, avete capito che è un tracciato a mano libera, che a noi però non serve. Quindi aggiungiamo un punto qui. Aspettate che tolgo il rettangolo verde. Abbiamo aggiunto un punto qui e possiamo spostarlo perché la nostra freccia automaticamente, da una cosina così, diventa un cursore. Possiamo spostarla a nostre preferenze. Ecco, possiamo anche spingere Ctrl e la freccina cambia. Quindi aggiungiamone un altro così e un'altra cosa così. Questi cosi che escono, guardate cosa fanno, ecco, modificano ancora di più il nostro tracciato. E quindi andiamo in strumento elimina e eliminiamo questo punto, ecco che torna tutto alla normalità. Invece se eliminiamo questo, il tracciato cerca di unirsi curvando la linea. Quindi tracciamo il sottotracciato. Non vi ho detto che si può tracciare con di tutto, ma di solito si fa con il pennello impostato prima. E quindi cambia punto di ancoraggio, l'abbiamo visto prima, è questo qua che decide il nostro punto. Ritracciamo, vediamo l'effetto. E questi sono sempre strumenti per i tracciati e servono per spostare il tracciato o selezione diretta, che seleziona il nostro tracciato e lo modifica. Con i tracciati si possono fare numerose cose, basta avere un po' di fantasia, per esempio linee curvate e altre cose. E invece con lo strumento di forma, strumento rettangolo, rettangolo arrotondato, ellisse, poligono, di solito si fanno pulsanti, toolbar e altre cose così per il sito.